Siamo qui a Piaggine, nel Cilento interno. Qui, esattamente a Piaggine Soprane, nacque il 1 ottobre del 1834 Giuseppe Maria Tardio. Un personaggio singolare, un personaggio che ha fatto la storia di Piaggine e dei paesi intorno a Piaggine. Un personaggio che difficilmente troverete nei libri di storia, nei testi scolastici della storiografia del Ministero della Pubblica Istruzione. Perché è un personaggio scomodo, un personaggio che si mise di traverso contro il cammino della storia. Cittadini, il fazioso dispotismo del subalpino regime nel conquistare il regno vi sedusse con proclami fallaci. Amari frutti ne avete raccolti, riducendo queste belle contrade a provincia, angariandovi di tributi, apportandovi miseria e desolazione, inaugurando il diritto alla fucilazione a ragione di Stato. I più arditi è ormai un anno da che brandirono le armi. L'ora di fare l'ultimo sforzo è suonata. Non tardate punto ad armarvi e schieratevi sotto il vessillo del legittimo sovrano Francesco II, unico simbolo e baluardo dei diritti dell'uomo e del cittadino, nonché della prosperità commerciale e ricchezze dei popoli. Esiterete voi ad affrontare impavidi gli armati piemontesi, onde costringerli a valicare il Liri? Old, my daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. I was 7 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Ma torniamo all'inizio. Il 1 ottobre del 1834 nasce Giuseppe Maria Tardio a Piaggine. Nasce da una famiglia di contadini, di gente umile, di gente povera. Suo padre Paolo, sua madre Caterina Allegro di Lofrano. Lui è il primogenito di 4 figli, ha 2 fratelli e 1 sorella. A differenza di Giuseppe, però, i suoi fratelli resteranno completamente analfabeti per tutta la vita, come del resto la maggior parte della gente che nasce da un ambiente povero, dall'ambiente dei contadini, dall'ambiente di colui che non ha niente, che in quel tempo erano oltre il 90%. Anche se nato a Piaggine, la famiglia di Giuseppe Tardio vive la sua vita a Campora, un altro paesino del Cilento. È proprio qui, a Campora, che Giuseppe Tardio trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza con la sua famiglia. Giuseppe è però un bambino diverso. Nonostante appartenesse ad una famiglia povera, caso raro, Giuseppe frequenta le scuole del paese, impara a leggere e a scrivere, ma fa molto di più. Dal piccolo centro del Cilento interno, Giuseppe si trasferisce nel capoluogo del Principato Citeriore, ossia Salerno, per frequentare il Real Liceo. Ed è dunque nel capoluogo del Principato Citeriore, cioè a Salerno, che Giuseppe Maria Tardio frequenta il Real Liceo. Ed è proprio in questo Real Liceo che Giuseppe Tardio consegue brillanti risultati scolastici,
riuscendo a conseguire un dottorato in giurisprudenza. In sostanza diventa avvocato. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Nel periodo della sua gioventù, frequentando i circoli della borghesia dei professionisti, Giuseppe Maria Tardio resta affascinato dalla ideologia liberale, come avviene per la maggior parte del patriziato degli aristocratici fittavoli, dei possidenti, insomma della borghesia elitaria. I suoi sentimenti erano nobili e puri, erano tuttavia sentimenti antiborbonici e liberali. Proprio a causa dei suoi sentimenti politici subì l'opposizione della polizia politica borbonica e dopo aver partecipato ad una manifestazione apertamente filosabauda nel 1859 viene arrestato. Dunque il nostro avvocato, il nostro giovane avvocato a 24 anni è un filosabaudo e proprio per questi suoi pensieri tramutatisi in azioni, in manifestazioni filosabaude, il nostro futuro brigante, come detto, venne addirittura arrestato ed imprigionato da quel governo, e cioè dal governo borbonico. Vorrei la dichiarare questa galera a galera eccezionale, vale a dire destinata a rinchiudervi, rai di Stato, quali voi siete? Insomma, il nostro futuro brigante era un filosabaudo quando il 22 maggio del 1859 nella reggia di Caserta moriva Ferdinando II di Borbone. Non sappiamo cosa pensasse il nostro brigante di Piaggine Soprane, imprigionato nel carcere di Salerno per mano borbonica. Sappiamo soltanto che nell'agosto del 1860 venne scarcerato e rimesso in libertà. Firmato semplicemente Francesco, sui muri di Napoli esce l'atto sovrano. Desiderando di dare ai nostri amatissimi sudditi un attestato della nostra sovrana benevolenza, ci siamo determinati di concedere gli ordini costituzionali e rappresentativi nel regno in armonia coi principi italiani e nazionali. A questo oggetto siamo venuti nelle seguenti determinazioni. Primo, accordiamo una generale amnistia per tutti i reati politici fino a questo giorno. Secondo, abbiamo incaricato il commendatore Antonio Spinelli della formazione di un ministero, il quale compilerà gli articoli dello statuto sul modello delle costituzioni esistenti in altri stati italiani. Viva l'Italia! Uè, voglio! Ma tu che cancro lì? Se tu non sai manco addostà sto paese, chi lo vero fa? Terzo, sarà stabilito con il re di Sardegna un accordo per gli interessi comuni delle due corone in Italia. Quarto, la nostra bandiera sarà d'ora innanzi freggiata dei colori nazionali italiani in tre fasce verticali. Sappiamo anche che il 25 giugno del 1860, con la Sicilia in mano a Garibaldi e seriamente compromessa, viene promulgato l'atto sovrano di Sua Maestà Duo Siciliana, con il quale si riattiva la Costituzione congelata da Ferdinando II dopo i fatti del 48 e che la bandiera delle due Sicilie viene modificata per volere dell'atto sovrano e presenta lo stemma borbonico su sfondo bianco perimetrata da una cornice tricolore. Ma la cosa più importante è che per effetto della riattivazione della carta costituzionale vengono indette elezioni politiche che portano alla nascita del nuovo governo costituzionale retto dal primo ministro Antonio Spinelli,
con ministro della difesa e capo dell'esercito Salvatore Pianella, capo della polizia e ministro degli interni Liborio Romano. In sostanza, un governo napolitano di fede liberale, convinto della ormai fine imminente della dinastia borbonica, è già con la testa al nuovo ed importante cambio di potere, di Stato e di nazione. Un governo napolitano sostanzialmente di simpatia e sentimento italiano, una dinastia ed un esercito nei suoi ranghi sottufficiali fedeli alla nazione napolitana. Lo stesso accade nelle elezioni dei sindaci di tutti i comuni del Regno di Napoli, con la Sicilia ormai persa nelle mani della dittatura garibaldina. La quasi totalità dei sindaci è di fede liberale ed anche loro guardano con simpatia all'avanzata del generale Garibaldi e si preparano al cambio di potere. Le azioni del governo centrale e dei governi dei territori decentrati sono mosse dallo stesso sentimento: prepararsi al cambio di potere, lasciare il Borbone e diventare italiani. A Napoli il ministro Liborio Romano scioglie la polizia politica e la polizia borbonica ed inaugura una nuova polizia, una guardia cittadina. Mette a capo, quartiere per quartiere, i capintriti della camorra dei rispettivi rioni. La camorra diventa così padrone di Napoli, essendo lei la nuova polizia, un corpo militare cui è demandato il compito di gestire il cambio di potere in questo momento drammatico di grande confusione. Lo stesso accade nelle province e nei singoli comuni, coi sindaci che aboliscono il corpo delle guardie regie ed allestiscono il nuovo corpo della Guardia Nazionale, mettendo a capo di questo corpo esponenti delle famiglie borghesi di sentimenti liberali. In sostanza, la borghesia elitaria, il patriziato, il notabilato meridionale di fede liberale, antiborbonico, seppur minoritario, diventa il nuovo potere in attesa dell'arrivo di Garibaldi che lo cristallizzi e lo legittimi. Il vecchio apparato borbonico, con i suoi alti funzionari, i suoi magistrati, i suoi poliziotti, i suoi gendarmi e soprattutto il suo esercito, in massima parte sottufficiali e bassa forza, devono scomparire e lasciare libero il paese per diventare italiano. Tutta la massa dei contadini, del proletariato, dei ceti rurali, degli operai, degli artigiani, degli impiegati è lì a guardare quello che accade. Mentre il patriziato aristocratico, tradizionalista filoborbonico resta perplesso nel vedere la remissività e l'attendismo del re duo siciliano Francesco II di Borbone. Old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Mentre tutto questo accade nel paese, il nostro futuro brigante Giuseppe Maria Tardio pensa nel settembre del 1860 di presentare domanda al sindaco del suo paese, Piaggine, di fede liberale, ovviamente, per entrare nel nuovo corpo di polizia. Pensa di presentare come referenza la sua fresca persecuzione borbonica per ottenere più facilmente quel che lui vuole. Giuseppe Tardio dimentica però che lui è di estrazione contadina e seppur di simpatie liberali, seppur vessato dal Borbone, non è gradito al mondo dei proprietari terrieri, suoi compaesani, proprio per le sue umili origini. Inoltre sembra che l'aver difeso e vinto in un contenzioso giudiziario un plebeo qualche anno prima, tal Pasquale Chiano,
contro un ricco borghese di Piaggine, tale Pasquale Rubano, non gli abbia affatto giovato. Gli amici del facoltoso di Piaggine, il galantuomo Pasquale Rubano, bocciano la sua domanda di ammissione nella Guardia Nazionale ed addirittura lo arrestano e lo rinchiudono nel carcere di Laurino. Eravamo nell'ottobre del 1860. Al giovane Giuseppe Tardio, di simpatie liberali, non sembra vero quello che sta accadendo. Bastano pochi giorni rinchiuso nel carcere di Laurino che i suoi convincimenti e la sua fede liberale vacilla. Resta in carcere a Laurino meno di 2 mesi, perché il 25 dicembre 1860, in modo rocambolesco, riesce ad evadere e riesce a rifugiarsi nello Stato Pontificio, dove vengono accolti dal Papa Pio IX tutti i rifugiati politici filoborbonici. A Roma, Giuseppe Tardio matura idee e sentimenti legittimisti. Capisce la trappola che si sta preparando ai danni del ceto agrario meridionale. Capisce che la promessa di Garibaldi della spartizione delle terre non sarà mai mantenuta. Anzi, intuisce che il ceto contadino perderà persino il diritto di coltivazione, di pascolo e di farlegna sui terreni demaniali e di proprietà della Chiesa, in quanto gli stessi verranno messi all'asta ed a comprarli saranno le classi dei borghesi, amici dei Savoia, le uniche che posseggono le risorse per acquisirle. Ai contadini non resterà più nulla e tutti i terreni saranno accentrati nelle mani dei borghesi. Tardio riesce anche a capire il progetto dello smantellamento del sistema produttivo meridionale a vantaggio dell'industria del nord, così come si rende conto dell'enorme drenaggio di risorse aurifere delle banche del sud con direzione Piemonte e del riversamento dell'ingente debito pubblico subalpino sulle popolazioni meridionali. Per l'avvocato Giuseppe Tardio è giunto il momento di accantonare i libri e di prendere il fucile. Come vi chiamate? Come Raffaele Pulito. Allora, voi siete il proprietario di questo locale che si trova a Sicignano degli Alburni in via Convento. Ecco, questo locale, come si vede, è come dire, adornato da quadri che testimoniano la passata dinastia borbonica, e bandiere borboniche, insomma un locale noi lo definiremo identitario. Perché? Perché? Io avevo un locale a Roma, ma il pensiero mio era Sicignano, dove sono nato. Quindi devo andare a Sicignano, devo ritornare a Sicignano e vado a costruire un locale borbonico dove io parlerò con i sicignanesi che cosa sono i borboni. Che cosa pensano i sicignanesi, i cilentani in genere? No, i cilentani non li sopporto. Non me ne dovete chiedere, perché mi sono riscontrato con i cilentani un macello. Mentre il popolo sicignanese ritrova un'identità attraverso dei libri di un professore di italiano, dove riscopre... Come si chiama questo libro? Carlone, Carmine Carlone. Nasce non per cucinare, ma volevo per mettere queste cose. Devo vedere, ce la devo fare. Ed è una cosa molto bella. Non... Ce la devo fare, devo parlare con i bambini, con i miei bambini, tra cui mia moglie, che è borbonica come me. Mentre col crocco era già una cosa diversa. Aspetta. Ma parliamo di una cosa per volta. Allora, in termini generali,
i tre caratteri che vi ho già detto: aspetto delinquenziale, aspetto sociale, aspetto legittimista. Queste sono le tre, come dire, le tre categorie. Ognuna la sceglie. Se tu dici ad un uomo di destra, della destra liberale, chi era il brigante, lui ti risponde ancora oggi: è un delinquente. È uno che doveva andare in galera, era delinquente prima, lo era dopo, in un momento di confusione, come il passaggio dal Regno delle Due Sicilie all'Italia, e quindi lui si è espresso ancora di più, era solo un delinquente. Se tu lo domandi ad uno di sinistra, invece, questo di sinistra ti dirà che il brigante non era un delinquente, era un combattente sociale, combatteva per una lotta di classe. E non è vero, cioè, da noi non è stato così. Io ti sto dicendo, lascia stare che cos'è, ti sto dicendo l'uomo di sinistra cosa dice. Dice che fondamentalmente il brigante era un uomo che combatteva per avere la terra, quindi per assicurarsi la proprietà della terra e per avere delle condizioni di vita migliore, e combatteva contro quelle classi dirigenti che erano state vessatorie nei suoi confronti, prima col Borbone e lo erano ancora di più con i Savoia. Se tu domandi invece ad un uomo che è filo borbonico chi erano i briganti, lui ti dirà che erano dei legittimisti che combattevano per riportare al potere di nuovo il re Borbone, e quindi per combattere il Savoia, che era un usurpatore e che era un invasore. Allora, quello del resto ne è fortuna, allora ascoltami, io non sto dando la mia opinione, sto dicendo, sto raccogliendo. Sì. C'è ancora un'altra opinione importante, quella che ti ho detto stamattina, che il brigantaggio è una guerra tra meridionali, tra la classe del patriziato, del notabilato meridionale, che era la classe, diciamo, egemone, la classe benestante, la quale si è schierata subito coi Savoia pretendeva dai Savoia di essere protetta contro le classi subalterne, contro le classi sociali meno abbienti, le quali, avendo perso alcuni privilegi che avevano prima, come l'utilizzo dei monti frumentari, monti pecuniari, avevano perso l'utilizzo della terra come pascolo, come fare legna e come coltivazione, praticamente erano in una condizione sociale pessima, ancora peggio di prima. Non solo, avevano cambiato moneta, avevano una moneta che valeva la quarta parte del ducato, quindi avevano delle tasse 20 volte superiori a quella che avevano prima, ed erano sottoposti alla coscrizione obbligatoria che venne messa in atto tra il novembre del 1860 e il marzo del 1861. Allora, una volta dichiarati renitenti di leva, quindi sottoposti a legge militare, loro rischiavano la vita. A quel punto, rischiando la vita, preferivano di rischiarla come combattenti. Punto fermo. Il brigantaggio riconosce tre fasi. Una prima fase che riguarda subito dopo l'invasione piemontese, che va dall'ottobre del 1860 fino al marzo del 1861. Questa è una fase che riconosce una reazione, soprattutto in Abruzzo, nelle prime zone del regno che sono state invase dai piemontesi, in cui queste brigate irregolari di contadini sono state messe a disposizione dell'esercito e hanno combattuto a fianco dell'esercito regolare contro gli invasori piemontesi. E chiamavano briganti, invece erano dei combattenti paramilitari. Lascia stare come chiamavano. Ti sto elevando un poco il discorso tassonomico della definizione. Allora, dal 1861 al 1865 si mette in atto quello che viene chiamato il grande brigantaggio. Il grande brigantaggio che riconosce una matrice squisitamente politica. Perché chi erano i briganti? Certo, era il delinquente, certo. Era il contadino, il boscaiolo, il taglialegna, il pastore, il pecoraio, certo, ma fondamentalmente queste persone erano comandate da chi? Da ex sottufficiali borbonici. In Calabria no. In Calabria magari non sarà, però Antonio Franco era un sergente borbonico.
ok? Gli altri erano sergenti, la maggior parte erano sergenti proprio. Io non sto parlando delle figure nobili come quella di Francesco Guerra, come quella di Antonio Cozzolino, detto Pilone del Vesuviano, del sergente romano non sto parlando, noi siamo qua perché stiamo parlando di Giuseppe Tardio. Giuseppe Tardio non era un sergente borbonico, ma era un avvocato. Era un avvocato che ha sposato la causa legittimista dopo un ripensamento particolare, un cambiamento. Perché? Perché Giuseppe Tardio nel 59 era stato arrestato dalla polizia borbonica perché ritenuto liberale. Ok? Però dopo era stato rilasciato perché con il cambio di potere, con la venuta di Garibaldi, cambiando il potere, era stato messo in libertà. Aveva presentato domanda per far parte della polizia italiana, del governo italiano, e la sua domanda è stata respinta. Perché? Perché lui, da avvocato, aveva fatto causa e aveva vinto contro un possidente, contro un proprietario, e quindi praticamente quel proprietario, che era diventato un personaggio influente nella vita politica col cambiamento delle istituzioni, se l'era legato al dito e aveva bocciato la sua cosa, e attraverso una delazione era stato addirittura arrestato. Il suo arresto, quando venne portato al carcere, ecco, nel periodo del carcere lui ha maturato questo ripensamento e ha capito, ha maturato questa sua riflessione, e lo ha portato a schierarsi per il legittimismo borbonico. Lui combatteva, come facevano la maggior parte dei capi briganti, con la bandiera borbonica e facevano dei proclami borbonici. Ok? Facevano praticamente, si presentavano come capitani dell'armata borbonica. E a Roma, dove c'era il governo, dove c'era in esilio il re Francesco, questi erano in contatto con i comitati borbonici che muovevano le fila di questa, di questo movimento reazionario. Perché sta musica sa da cagliare, si ma brigante facimmo paura, e cascuffetta pulimma canta, e cascuffetta pulimma canta. Sta nuova canzone, sta la gente se la zampara, non c'è una foto. L'intenzione dell'avvocato brigante di Piaggine Soprane è quella di piombare nei suoi territori del Cilento, di ammazzare il sindaco di Piaggine Soprane e i suoi collaboratori, attaccare, saccheggiare e scacciare i borghesi paesani di fede liberale, divergere e distruggere i vessilli ed i simboli di Savoia e di Garibaldi e ripristinare l'ordine e le effigi della dinastia borbonica. A disposizione dell'avvocato di Piaggine Soprane ci sono poco più di una trentina di uomini, pochi fucili, poche munizioni, troppo poco per il suo velleitario ed ardimentoso progetto. Sta di fatto che, ricevuto l'assenso direttamente dal re Francesco II, ormai in esilio a Roma, la sera del 18 settembre 1861, Giuseppe Tardio si imbarca a Terracina insieme a 32 ex soldati borbonici e si dirigono a sud, verso la costa cilentana. Tra il 21 ed il 22 settembre del 1861 sbarcò a Punta Teresino ad Agropoli. Il 24 settembre giunse sul Monte Cervati a Piaggine. Una parte degli uomini che si erano imbarcati con lui a Terracina, appena arrivati ad Agropoli, lo abbandonarono. Sul Monte Cervati si aggregò a Giuseppe Tardio anche un altro resistente, tale Pietro Rubano,
che aveva combattuto in Basilicata con la banda di Carmine Crocco. Giuseppe Tardio entrò in contatto con un'altra banda di legittimisti resistenti di Centola da settembre a dicembre del 1861. Tardio ed i suoi uomini restarono segregati alla macchia sul Monte Cervati e non mise in atto nessuna azione militare, pensando soltanto a preparare la strategia d'attacco futura. Nella primavera estate del 1862, la banda di Giuseppe Tardio entra però in azione in modo dirompente. Dal 2 al 9 luglio, la banda di Giuseppe entra nei paesi di Camerota, Marina di Camerota, Futani, Licusati, Lentiscosa, Celle Bulgheria, Caselle in Pittari. Ovunque va, mette in fuga i sindaci e le guardie nazionali. Divelge e distrugge i simboli dei Savoia, rimette in alto la bandiera borbonica, in sostanza riconquista il paese ed invita la popolazione a schierarsi al suo fianco per il ritorno al trono del legittimo sovrano Francesco II di Borbone. Nei suoi proclami alla popolazione, Giuseppe Tardio si definisce capitano comandante delle truppe borboniche. Esorta i suoi popolani a cacciare l'invasore piemontese che aveva trasformato la sua terra, il Cilento, da lui definita come la seconda valle dell'Eden, in una triste contrada di provincia. Ovunque va, la popolazione lo accoglie festante e si mostra simpatizzante alla causa legittimista. Tra l'estate e l'autunno del 1862, Giuseppe Tardio mette in atto numerose azioni di guerriglia e nel periodo di massimo vigore la sua banda raggiunge i 2000 uomini. In questo periodo un comitato borbonico costituito a Salerno tentò di unire la banda di Giuseppe Tardio a quella di Gaetano Manzo, operante su Acerno, San Cipriano Picentino e Giffoni Vallepiana. Ma questo piano, questo tentativo fallì. Qua non si campa più. E questo che significa? Che l'esercito ce la possiamo scordare? Ma ben presto, invece, i liberali meridionali filo sabaudi chiesero l'aiuto massiccio dell'esercito piemontese. I vertici militari sabaudi risposero al loro appello con un dispiegamento di forze impressionante e ben presto fecero terra bruciata attorno a Giuseppe Tardio. In un violentissimo scontro a fuoco tra l'esercito sabaudo coadiuvato dalle guardie nazionali contro i guerriglieri resistenti, nel giugno del 1863 a Magliano Grande, Giuseppe Tardio e la sua banda ebbero la peggio e lo stesso Giuseppe Tardio rimase ferito. La banda fu sgominata, ma Giuseppe, seppur ferito, riuscì a scappare. Riuscì ancora una volta, in modo rocambolesco, a fuggire lontano dalla sua terra natia e si rifugiò di nuovo esule a Roma. Passò lunghi anni nello stato pontificio in esilio fino al settembre del 1870, quando i piemontesi arrivarono a Roma il 20 settembre e la conquistarono. Per Giuseppe Tardio l'esilio si trasformò in una latitanza per effetto di una delazione e del tradimento da parte di un suo amico, venne arrestato dai piemontesi. Fu messo agli arresti prima a Roma e poi fu trasferito a Salerno, dove venne istruito un processo contro di lui che durò ben 10 anni. Il 24 maggio 1871 Giuseppe Maria Tardio produsse una sua memoria difensiva nella quale rispondeva per iscritto sui capi d'accusa e diceva così: «Io non sono colpevole di reati comuni, poiché il mio stato, il mio carattere e la mia educazione
non potevano mai fare di me un volgare malfattore. Io non mi mossi e non agii che con intendimenti e scopi meramente politici, talché non si potrebbe chiamarmi responsabile di qualsivoglia reato comune che altri avesse per avventura perpetrato a mia insaputa contro la espressiva mia volontà e contro il chiarissimo ed unico scopo per cui la banda era stata da me radunata. Alla fine del processo, Giuseppe Tardio venne condannato a morte nel 1872, ma come avveniva in quel tempo, vista la vittoria definitiva ottenuta dai Sabaudi, il re d'Italia si mostrò magnanimo e commutò la condanna a morte, quella di Giuseppe Tardio, così come aveva fatto per altri briganti, nel carcere a vita. Nel 1876 la condanna a morte per Giuseppe Tardio fu commutata in lavori forzati a vita. Venne così trasferito nel carcere sull'isola di Favignana, nel famigerato carcere di Favignana, dove ebbe modo di conoscere un altro grande personaggio, un altro grande protagonista della reazione armata antiunitaria, e cioè Cosimo Giordano, capo brigante del Matese e del Beneventano. A Favignana Giuseppe Tardio morì all'età di 58 anni, in circostanze oscure, forse avvelenato da una donna, il 13 giugno del 1892. Storico, insomma, del nostro territorio, è un prodotto fortemente legato al territorio, e mio nonno, insomma, che era nato all'inizio del Novecento, mi raccontava che in tempi antichi, circa 70-80 anni prima della sua nascita, nel territorio del Cilento e precisamente nell'epoca del brigantaggio, Giuseppe Tardio di Piagina, e questo l'ho creato, insomma, rievocando, dedicandoglielo tra l'altro a tutte le vicende, insomma, eroiche di questo personaggio del luogo. E mi raccontava la cosa curiosa di questo prodotto, a base come il panettone di lievito naturale, insomma, quando facevano il pane casericcio e rimaneva del lievito naturale, impastavano e lo dolcificavano con del miele e frutta secca, fichi, qua siamo nel territorio del fico DOP Cilento, e grazie a questo prodotto qua, che conservavano in un fazzoletto, in un canovaccio, durante le persecuzioni, quando si rifugiavano nelle grotte, i briganti, era un prodotto che si manteneva morbido anche per 20-25 giorni, del quale si cibavano senza rientrare nel paese, insomma, per scorte di viveri, e riuscivano, insomma, ad alimentarsi anche rimanendo nascosti nella macchia. Thank you.